Ben ritrovati gentili telespettatori negli studi di Teleradio Città Bianca. Oggi siamo qui per un appuntamento tra storia e cultura. Innanzitutto vi presento gli ospiti. Abbiamo il giornalista Romano Bianco di Fasano. Buonasera. E Manlio Castronuovo. Buonasera. Di Brindisi. Sono autori di un libro, Via Fani, ore 9.02, un libro di recente pubblicazione che è stato presentato ufficialmente il 17 marzo a Roma. Questo libro innanzitutto raccoglie le dichiarazioni di 34 testimoni oculari della strage che il 16 marzo del 1978 colpì la scorta dell'onorevole Aldo Moro appunto in via Fani alle ore 9.02. Una strage che vide la morte di 5 agenti della scorta di Aldo Moro e da quel momento ci fu poi il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, che per 55 giorni fu sequestrato dalle Brigate Rosse, e il 9 maggio del 1978 dello stesso anno fu tragicamente ammazzato appunto dai brigatisti. I due autori che oggi abbiamo la possibilità di intervistare sono stati spinti dalla loro passione per, diciamo, i misteri che avvolgono questa vicenda, che ha una grande importanza politica, storica e culturale, potremmo dire, sociale della nostra Italia. E loro hanno deciso di raccogliere queste testimonianze per creare questo saggio, concentrandosi soprattutto su un arco di tempo brevissimo, ovvero quello che va dalle 9.02 fino ai 20 minuti successivi, se non erro. Innanzitutto, come è nata questa idea, soprattutto questa collaborazione nella scrittura appunto di questo libro? L'idea è nata quando ci siamo conosciuti, in pratica 2 anni fa, nel 2008, in occasione del 30° anniversario della strage di Via Fani. Ho organizzato per il club online La Stanza di Ulisse di Fasano una manifestazione, una giornata di studi appunto che celebrasse la ricorrenza. Avevo già preso contatto con altri studiosi, ma poi mi era capitato fra le mani il primo libro scritto da Manlio, che si chiama Vuoto a perdere, poi magari lui ne parlerà più diffusamente in seguito. Mi era piaciuto tantissimo, lo ritengo il miglior libro scritto sul caso Moro negli ultimi anni, dopo il nostro, mi permetterete la battuta. E ho interrotto subito i contatti con gli altri studiosi, ho voluto conoscerlo anche attraverso il suo blog e invitandolo poi come relatore a questa giornata di studi è nata prima di tutto un'amicizia e poi abbiamo scoperto una visione comune degli eventi degli anni di piombo, in particolare del caso Moro, e quindi la nostra collaborazione è nata così. Abbiamo messo in comune i patrimoni in nostro possesso, il mio di giornalista e il suo di studioso, ed è venuto fuori per adesso questo libro. Ecco, quanti anni più o meno per realizzare questo libro e come avete fatto a raccogliere le testimonianze? Il libro, proprio perché ha un accostamento tra, diciamo, un aspetto un po' più narrativo, quindi anche dedicato a un target non necessariamente specialistico, però appoggiato da una parte molto documentata, ovviamente ha avuto una stesura abbastanza lunga, soprattutto di analisi di tutti quanti i documenti. Poi la scrittura in senso stretto non è durata tantissimo, però noi da subito dopo che abbiamo fatto l'evento che Romano ricordava abbiamo iniziato a lavorare sulle carte, anche per cercare di capire che cosa potessimo fare di nuovo. Perché nel caso Moro c'è una letteratura sterminata, sono stati scritti veramente chilometri e chilometri di pile, diciamo, di libri, di articoli, di giornale e trasmissioni televisive, film, eccetera, per cui non avrebbe avuto senso, diciamo, un'ennesima pubblicazione che raccontasse i fatti. E ci siamo accorti di questo buco, cioè di Via Fani tutti parlano cercando di ricostruire, cercando di trovare elementi nuovi, di giustificare, però nessuno poi in realtà ha fatto la cosa più semplice, cioè ascoltare il racconto diretto di coloro che hanno assistito. Ma tutti si sono limitati a prendere dei pezzi qua e là, tratti appunto da atti giudiziari piuttosto che da verbali, diciamo, alla polizia politica, quindi la Digos, ma nessuno ha avuto, come dire, l'idea di metterli insieme uno a filo all'altro, in modo da poter avere un racconto completo innanzitutto, ma poi soprattutto a basso rischio di manipolazione, perché le persone che hanno visto lì ovviamente all'epoca non avevano nessun interesse a dover raccontare un particolare diverso da ciò che avessero visto, salvo ovviamente difetti piccoli della memoria, ma che sono poi superabili dai racconti incrociati. Quindi diciamo che la stesura in senso stretto non è durata tantissimo, però di documenti ne abbiamo dovuti analizzare veramente tanti. Ecco, avete avuto anche a volte confronti con gli stessi testimoni, 34 testimoni.
C'è qualcuno che magari non siete riusciti a sentire, che si è tirato indietro? Sì, ce ne sono stati, anzi devo dire che la maggior parte di queste testimonianze è stata ricavata dagli atti ufficiali, dalle carte delle commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate della strage di Via Fani, del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, e dalle carte dei processi o anche delle indagini delle autorità di polizia. Abbiamo avuto dei contatti diretti con testimoni, io in particolare con uno di questi, Manlio, con un paio, e effettivamente però, passo adesso la palla a Manlio perché è lui che si è occupato più che altro di questo tipo di contatto, mi diceva, magari adesso ve lo illustrerà di persona, che effettivamente non è facile far parlare tutta questa gente, ma non soltanto per un fatto di reticenza, di paura, perché ormai sono passati 32 anni, i brigatisti sono ormai tutti quanti dentro, è soltanto un brutto ricordo della nostra storia, dentro no, la maggior parte sono fuori, ma intendo dire sono stati tutti ormai condannati con sentenza passata in giudicato, hanno cambiato vita e poi hanno anche insomma ormai una certa età, quindi non ci sono pericoli per l'incolumità fisica dei testimoni. Ci potrebbero essere un altro tipo di pericoli o quantomeno un testimone che una mattina di marzo svolta all'angolo sbagliato si trova davanti ad uno spettacolo del genere, poi ne rimane condizionato per tutta la vita e quindi anche venendo chiamato a ricordare quegli eventi lo fa con molta difficoltà e talvolta si trincera dietro il silenzio. Ecco, queste testimonianze sono il filo conduttore appunto di quei 20 minuti. In breve, che cosa accade in quei 20 minuti? Poi magari entriamo nello specifico di alcuni fatti narrati. Beh, accade che chiaramente ciò che è sotto gli occhi di tutti, cioè che fondamentalmente c'è questo agguato e c'è una fuga, quindi un allontanarsi da parte dei brigatisti, sicuramente con tre auto. Ci sono dei dubbi materiali, cioè nel senso proprio su chi c'era, da dove è stato sparato, eccetera, che riguardano l'agguato, ma probabilmente molti più dubbi su quanto riguarda quegli ultimi 10 minuti, cioè da quando i brigatisti hanno lasciato quell'incrocio per arrivare poi a, come dire, trasbordare Moro su una macchina più sicura per essere portato poi in quella che sarebbe stata la prima prigione. Questi testimoni sono, la cosa interessante è che sono dislocati lungo tutto questo tragitto, cioè sia nel percorso di avvicinamento dei brigatisti, quindi è stato possibile anche risalire a che ora e soprattutto attraverso quali strade si sono avvicinati, ovviamente da punti diversi all'incrocio per prendere posizione, sia ovviamente il momento dell'agguato. E la cosa che ci ha subito colpito è l'impressionante numero di persone che ha avuto modo di vedere, ascoltare o addirittura assistere in prima persona, quindi dalla strada, e poi chiaramente alcuni testimoni, qui per la verità sono abbastanza pochi, che hanno avuto la possibilità di seguire i brigatisti purtroppo solo fino a un certo punto. Da quel punto in poi c'è, io non uso in genere la parola mistero perché in realtà poi dietro al mistero si scatenano delle fantasie, ecco. Ci sono delle omissioni, questo è poco ma sicuro, nel senso che non è chiaro poi da quel punto in poi cosa è successo. Sì, volevo inserirmi in quello che ha detto Manlio. Tu giustamente hai posto la domanda in maniera esatta, cioè che cosa è successo? È successo in Via Fani una cosa senza precedenti e che non avrà poi più riscontri successivamente. Cioè in Via Fani viene fermato a colpi di mitra un convoglio di auto. Non era mai successo prima, non succederà mai più dopo, perché attentati di questo tipo erano già stati commessi e lo saranno ancora, o nei confronti di autovetture singole o nei confronti di autovetture ferme. Nessuno aveva mai fermato più di una macchina che portava la personalità, in questo caso Aldo Moro, lì alla sua destinazione. E questo ci fa capire quindi che molte domande sono da porsi anche con l'ausilio dei testimoni oculari per trovare le risposte. Cioè ci vuole un grado di preparazione proprio militare con tecniche di guerriglia estremamente particolare per poter porre in atto un attentato del genere. E questo apre il campo a tutta una serie di considerazioni, le risposte alle quali abbiamo cercato attraverso le testimonianze oculari.